Flashback di The Good Place. Yeah, basic. Hola guapos! Una delle cose che mi affascina di più al mondo è la magia e di conseguenza le streghe. Ci sono sempre un paio di titoli che mi vengono in mente quando penso alle mie cose preferite sulle streghe. Ovviamente la prima è Streghe. Poi c'è il film Amore incantesimi, che però non è horror. C'è il film The Witch, che è troppo. È un film che infesta l'anima e la mente e fa stare troppo male. Penso che l'unica cosa che si possa fare con The Witch è guardare The Witch e lasciarsi invadere la mente da quanto è fantastico il film The Witch. Ma oggi è il 15° giorno di ottobre e sono qui per fare un cocktail degli elementi caratteristici dei titoli che ho appena menzionato, perché ti sto per parlare di Marianne, che è una serie bella horror sulle streghe, o meglio su una strega. Su Marianne. La protagonista di questa serie è una scrittrice che è scappata di casa quando era molto giovane dopo eventi traumatici collegati alla figura di Marianne, per esorcizzare i quali lei si è data alla scrittura, scrivendo romanzi su di lei. Romanzi che hanno avuto un enorme successo, e nel momento in cui lei decide di porre fine alla saga dei libri di Marianne, Marianne torna a far sentire la sua presenza. Quindi la protagonista deve tornare nel suo villaggio di origine a raddrizzare tutti i torti che sono stati commessi e si spera a porre fine ai misfatti e soprattutto alle morti causate da Marianne. Il primo episodio è da pelle d'oca. In questa serie c'è un'attrice che solo a guardarla ti caghi, per dirla proprio con un francesismo, visto che è una serie francese, fa paura questa donna, ok? Se fosse la tua prof di matematica, cambieresti scuola. Lei interpreta la madre di un'amica della scrittrice che è ossessionata dal pensiero di Marianne, se non letteralmente posseduta da Marianne. Lei crea questi sacchetti di pelle umana pieni di denti e capelli, ed è una cosa da fa accapponare la pelle anche dove non sai di aver la pelle. Ci sono un sacco di jumpscare fenomenali in questa serie. È una di quelle serie che guardi con le mani già pronte a scattare quando sai che arriva la scena spaventosa. E questi naturalmente sono gli elementi che fanno un gran bell'horror. Elementi di body horror, perché fa senso a tutti il body horror, vuoi o non vuoi, a tutti fa un po' impressione vedere i denti staccati dalle gengive. Ma il bello di Marianne è che non è solo questo. Non è solo una serie che fa paura, è anche una serie che ruota attorno alla protagonista. Incontriamo la sua famiglia, incontriamo i suoi amici, scopriamo il suo passato, capiamo perché lei ha questo tipo di personalità, che è una personalità molto sgradevole, ma non viene dal nulla, proviene da tutti i traumi che lei ha subito. È facile da capire, è facile empatizzare con lei ed è facile stare dalla sua parte. Non solo perché la protagonista e l'antagonista è una strega cattiva, ma perché lei fondamentalmente è una persona buona, frustrata e spaventata, come chiunque lo sarebbe avendo a che fare con una forza della natura soprannaturale. Il posto in cui è girato è magnifico. È la costa nord della Francia, quindi dà quel vibe da paesino sul mare che fa sempre un po' Lovecraft. C'è sempre la figura del faro, ci sono quelle immagini di barche abbandonate che a me piace sempre vedere. Il vento, la nebbia, il cielo grigio, l'ambientazione è fenomenale. Gli attori tutti bravissimi, come ho detto, jumpscare, effetti speciali. Alcuni trucchi forse potevano essere meno effetto maschera, però comunque fa paura, te lo dico. È una delle serie più belle che abbia mai visto in generale, e forse la più bella serie horror insieme a Hill House, perché io ho il cuore debole per Mike Flanagan, quindi non posso fare altro che consigliartela proprio di cuore. A posto, guapos, ci vediamo domani.